Interessante a Rosolina Mare la presentazione del libro di poesie di Antonella Bertoli, Emozioni per l'uso. Una raccolta intima dove oltre ai ricordi delle persone che hanno fatto un viaggio assieme all'autrice, nella presentazione si è parlato di molti temi di attualità, uno fra tutti il tema delle spose bambine, tema che nel suo ruolo di presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità, Antonella Bertoli ha sempre sostenuto e al quale ha dedicato una poesia presente nel libro. Vengono date in sposa e vengono quasi per lo più dopo la prima notte di nozze, ovviamente vengono, muoiono. 36.000 non sono poche, sono quasi 9 milioni all'anno se fate i conti. E di questo non parla nessuno. L'ONU non manda i caschi blu, i caschi bianchi neanche in Italia, voglio dire, presso quelle famiglie che praticano ancora l'infibulazione, che fanno in modo che queste bimbe vengano stuprate, vengano ammazzate dopo questo. E questo credo sia una cosa terribile. E credo che chi legge queste cose dopo averle ascoltate deve arrabbiarsi, deve fare in modo di dirlo fuori, di dirlo forte, di mettersi in modo di fare in modo che queste cose finiscano. Un fiore di bimba ho visto nel mio viaggio esotico di turista occidentale. Pagina 20. Un fiore di bimba con un bianco vestito e un sorriso divertito. A me ricordava la prima comunione, ma quello di lei era un velo bianco da sposa. Una sposa bambina ho visto nel mio viaggio, bambina di un paese lontano, dove le donne sono fantasmi, avvolti in lunghe, nere vesti. Lontano il paese? No, è a due passi da qui, all'angolo della nostra strada di donne. È un paese che conosciamo, in un mondo che tolleriamo e non ce ne vergogniamo. Era un fiore la bimba e non sapeva che andava incontro alla notte scura. Ci andava senza paura, perché madri e padri e zii dicevano che era normale accarezzare un vecchio che la doveva stuprare. Aveva una bambola in braccio e al petto la stringeva mentre avanzava tra ali di braccia sconosciute. Pensava fosse un gioco, ma la notte più non parlava né più sorrideva. Era muta quando l'uomo la prese e il sorriso spariva tra urla di dolore, disperazione, sofferenza, sorpresa. Sangue, sangue rosso, mani adunche, odori, baci e cose sconosciute. Aveva una bambola in braccio, la bimba senza più sorriso, con il vestito bianco macchiato di sangue, quando il rito tribale la consegnò alla terra.